Ieri, sacerdotesse, figli di un dio maggiore e di un dio minore, giudicati da colui che ne retenebbe regna e che in questo momento si è spostato alle spalle del nostro Scorpione, che sarà molto attento a non piegarsi, visto che è già di poco vestito, bentornati dopo tanto tempo, in compagnia di tutti e tre. Vi siamo mancati, lo sappiamo. Come accennato da me Scorpione e perché siamo stati in giro per il mondo per voi. Noi, grazie al nostro amore che ci regga tutti voi, abbiamo deciso di andare in Giappone in prima persona ad esplorare casa Kurumada per capire più segreti possibile su ciò che accadrà nel mondo di sensei. Abbiamo ci siamo riusciti. Scan. Sì, tutte le scan, abbiamo portato via. Avete sentito che ci sono stati problemi a Hard disk di Okada perché ce lo siamo fedati noi? Abbiamo <ride> sbarigliato negozi o di, di, di tutto di più. Ma adesso siamo tornati. So che vi siamo mancati, c'è chi ci dava addirittura per molti nei commenti. Ma cioè, toccando quello, stiamo ancora qui insieme a, insieme a voi. E quindi eccoci, un saluto da Cirio. Sì, Cirio, sì, sei tu? Eh. da solo. Sì, sì. Volontà, eh, vostro, eh, era, era quello il mio saluto da Cirio. Sì, da Cirio, silenzio, che è un aspetto. Cirio, sì, sì. che, che facciamo noi allora, il. Il ventriloquo? Ciao! Un saluto dalla vostra Elisa. Ciao a tutti. E un saluto dal vostro Scorpione. E in tergeria faccio il ventriloquo il, 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 il nemico di Batman, che è anche figo. Comunque, bentornati! E non è un caso che questo video uscirà al Black Friday, perché abbiamo dietro di noi il Black Hades. Uh, Siamo detto... sicuri che uscirà il Black Friday? Sì, 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 sì. <ride> ne sono, ne sono sì, sicurissimo. Se poi esce un altro giorno, capite che c'è stato un problema tecnico. Date <ride> la colpa a YouTube in quel mm. caso comunque bentornati sul canale e appunto sull'ultimo video de, de, del QA numero, numero 30 era uscito ma dovevate fare il video di Ade a giugno è no. eh, da giugno che ce lo, che ce lo dite mm. sì in teoria avevo, avevo messo agosto perché nella mia idea era che questo video doveva uscire proprio nel periodo più caldo dell'anno e invece uscirà in un periodo in cui è di transizione però ormai le stagioni non esistono più Novembre fa più caldo che agosto, quindi beccatevi Flash, Beccatevi Elisa che si becca il malanno di stagione in diretta. <ride> magari anche altro. Eh, sì. di già mi sembra veramente troppo presto. Vabbè, dai, eh, okay. fine, fine novembre ci sta, mm. dai, dai. Poi è il mese dei, dei morti. Quindi. È <ride> adatto è per Hades. No, è adatto è per Hades. Ah, ok, ecco, va bene. Fammi... Fatemi terminare, visto che poi agosto non è stato più concretizzabile, facciamo il video di Hades nel, nel suo mese. Tutto che poi, poi forse potrebbe essere, uno di... dei video, potrebbe essere uno dei video più corti di sempre, per questo che mi sto dilungando. Comunque, iniziamo subito con la domanda generica. Cosa pensate di Ade nella versione classica? Cioè Nella versione appunto che, di cui abbiamo finito il rewatch qualche settimana fa, faticosamente. No, facciamo iniziare Isa che non Ma... fa da ma perché? ma perché? Ma proprio perché non parlo da tanto, ho bisogno di reingranare. No, prima che poi starnutisci e mm. questo poi ti vieterà di, di parlare, mm. approfittiamo. Allora, parliamo di Hades, Hades, quindi non Hades Shun, ma Hades nel suo corpo mitologico, eccetera, eccetera. Eh, guarda, da piccola mi affascinava eh, un pochino, mi affascinava perché aveva questa aura da... Dio, ok? Da Dio che vive super partes in un certo senso, ossia quei, quegli dei che annoiati dal genere umano, no? che si limitano a guardare il genere umano dall'alto proprio con noia, che è un po' il ritratto eh, anche dello stesso Hades, proprio se vogliamo, anche lo sguardo di Hades è sempre uno sguardo malinconico, lontano, no? viene descritto come uno sguardo triste in genere. E quindi la piccola mi affascinava molto, la figura di questo dio eh, un po' così. E, però finisce qua, nel senso che è appunto un dio su cui non si è investito tanto. Eh, al contrario di Poseidon, che anche lui per carità quando entra in gioco proprio Poseidon, Poseidon ci perde rispetto al Poseidon Julian. Eh, è un po' una cosa che hanno tutti gli dei secondo me. Quando arriva il Dio nel suo corpo, eh, perde sempre un po' di carisma rispetto al Dio dentro il, dentro il corpo dell'umano che possiede, anche nei film è un pochino così. Tipo, Eris è più interessante quando è dentro Desi piuttosto che quando esce come Discordia che sembra solo una pazza isterica, ok? Stessa cosa per Giulian, Giulian uh, Poseidon, che quando diventa poi appunto Poseidon è solo un dio che vuole semplicemente vendicarsi, conquistare il mondo, uccidere Atene, eccetera, eccetera, al contrario del Giulian invece che era un po' più sottile, non voleva solo conquistare la terra, voleva anche conquistare Atena e portarla dal suo fianco per governare con lei, no? Il Julian uh, Poseidon. Hades è il più debole eh, sotto questo aspetto, è proprio il più debole, perché non mi, non mi ha mai detto tanto. E alla fine, quando viene fuori qualche caratteristica peculiare su di lui, è solo questo dio che nei secoli del mito si era graffiato: okay? era, si è graffiato e si era rinchiuso in una bara perché era troppo narcisista per. Eh... Era troppo narcisista per sopportare che qualcuno potesse ferire il suo bellissimo corpo. Ok, quindi alla fine il ritratto che emerge un po' di Hades è questo dalla serie classica. E non mi è mai piaciuto più di tanto. Mi piace molto il design, perché di design forse è il mio dio preferito: capelli neri, lunghi, corvini. Eh, L'armatura, anche nonostante sia veramente a, a, abbia un po' troppe ali, però nel complesso è un'armatura che mi piace. Secondo me, è un'armatura molto d'impatto che riesce a restare elegante, nonostante sia così, abbia così tante ali che sbucano da tutte le parti, nonostante tutto, riesce a rimanere aggraziata e non cadere invece in quella baroccaggine, ad esempio di Taratos o Ipnos, che invece sono due scafandri enormi. Eh, però a parte questo non mi ha mai detto tanto. Penso che Hades sia molto più interessante quando è Hades Shun, perché adesso subisce l'influsso anche di Shun, piuttosto che nel, nel suo corpo così com'è. Non mi ha mai detto tanto. Shun Ma... invece a te ha detto tanto Ade? <ride> che ti ha detto? Che ti ha sussurrato? Eh, Avevo che Death Note abbiamo parlato di chi sarà la sua prossima vittima. Uf, dunque che ne penso di Ade fondamentalmente mi annoia ma mi annoia come mi annoia la maggior parte della, della parte finale della serie di Ade capisco cosa intendeva fare Kurumanda perché gli dei criticano sempre Saori dicendo che è diventata troppo umana per cui per Evidenziare che gli dei sono diversi vengono resi quasi sempre come estremamente fermatici, poco emotivi, tranne qualche scatto improvviso quando iniziano a sviluppare verso la fine, poco prima di perdere, dove qualche emozione la mostrano. Però nel complesso non sono personaggi che ti lasciano granché. Anche come modo di combattere, sono molto statici, molto noiosi, il minimo, non hanno colpi segreti, il minimo gesto possibile. E Ade cade bene in, questa, in, questa, in questo modo in cui Kurumada rendevi divinità. C'è qualcosa di carino, la cosa degli occhi azzurri tristi, e quando lui dice, fa tutto quel discorso su come lo intristiscano gli esseri umani che. Stanno inquinando anche lo spazio, in pratica non c'è male. Però è una cosa che non, non, gli, non, non dura abbastanza e non viene ripresa abbastanza da dare in una profondità. È una battuta che viene tirata lì per tre secondi di dialogo: ma se avesse detto, eh, voglio uccidere gli esseri umani perché puzzano. Non, non, non sarebbe cambiato poi molto nel senso che alla fine non è un discorso che venga mai approfondito più di tanto viene tirato lì eh, inoltre a me a differenza di Eri non piace il design della Sutri, cioè è mm. troppe aria troppe, troppe aria rette a luce capisco il riferimento al seratino e via dicendo però no e qui poi aggiungi che compare in un arco velocissimo, alla fine in, 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 della parte più veloce, dell'arco più veloce, della saga più veloce, per cui hai ah, Revisio che è già estrettoso. nel Revisio, Aiade, ed Aiade che rimane meno in scena di Dragone Nero, forse, se compriamo le pagine. <ride> Quindi fai fatica ad affezionartici. Eh, la roba che era stato ferito da Pegasus mitologico è un, un indizio carino ma anche quello buttato lì senza avere nessuna ripercussione c'è voluto uno scandals, praticamente per cominciare a vedere qualcosa di questo Pegasus mitologico e non è neanche detto che era quello intenzionale di curvare. Eh, quindi non, non mi ha detto niente da praticamente nessun punto di vista. Più interessante quando ha un corpo umano, però devo dire che anche lì mi piaceva il conflitto tra Shun ed Hades, però non mi ha mai detto niente nemmeno Hades-Shun, a differenza di Julian Poseidon che tutto sommato, con il fatto che era ingrifatissimo e boe, voleva Saori per regnare molto tra virgolette insieme nel da letto. ancora ancora diciamo che qualcosa da dire aveva invece Shun adesso se non fosse per prima per i e poi proprio perché Shun non ha granché in termini di personalità per quanto mi riguarda è anche un'altra cosa che avrei voluto venisse spiegata ma non vuole mai è perché deve, deve avere il corpo più puro questa roba viene un po' lasciato intendere che lui è una divinità pura fondamentalmente, quindi vuole il corpo dell'essere umano più puro. Poi ammesso in un concesso che si possa essere puri alla nascita, cioè che uno sia più puro di un altro alla nascita. Però poi anche quello cade un'informazione che viene data, finisce lì senza, senza niente. Quindi mi sa molto di incompiuto, ecco, se dovessi dire l'aggettivo che più secondo me lo definisce, è incompiuto, e nonostante sia stato ripreso in 75 spin-off, perché lo stiamo ritrovando dappertutto, cioè se, se andiamo, se alziamo la tavoletta del water, tra poco c'è Hades, però non, eh, comunque non gli hanno aggiunto niente, hanno creato, poi ne parleremo poco penso, hanno creato colpi ospiti vagamente interessanti, molto vagamente molto, molto vagamente, <ride> però non è che la divinità Ade no. abbia guadagnato qualcosa, secondo no. me, in questi vent'anni. Quindi, no, personaggio che sta bene nelle visioni, noiosa la saga, noioso. Guarda, non è che abbia troppissimo da dire per quanto riguarda questo personaggio in sé, per quanto riguarda la versione Hades Shun si trova, ne abbiamo parlato nel, nel video di, di Andromeda a proposito, si vede comunque vada che era stato un retcon e quindi non era stato costruito appositamente. Vediamo se in Knights of the Zodiac faranno meglio, visto che comunque vada la medaglia già, già si vede, magari possono costruire in vista di quella di quella possessione mm. a meno che non cambiano in realtà è, è Persephone che, che prende che prende il corpo di Sean per quanto riguarda Hades vero vero e, e proprio è sicuramente uno dei punti più bassi della della storia perché è il villain massimo che appare di meno che appare alla fine e che non è caratterizzato per nulla se non, appunto, che ha questo, questo sogno di trasformare la terra in una landa deserta. Quindi diventa un po' il classico cattivo che deve essere cattivo per contratto, senza esserci chissà che motivazione. Poseidon, dall'altra, era motivato in maniera, in maniera diversa, sicuramente anche con, una, con un aspetto eh, romantico per certi versi mentre invece Hades è semplicemente un po' il, il fanatico che deve preservare il proprio corpo come praticamente un, un narciso qualunque e che non si sa per quale motivo debba andare a possedere il corpo del bambino che ha la prospettiva di essere la, la persona più pura sulla faccia della, della terra e che per casualità eh, si trova sempre poi a essere mischiato con, fa, con avere legami familiari o quasi familiari con personaggi che poi andranno a a ricoprire altri ruoli all'interno della, della, della saga. Però se, se effettivamente mi viene pensato ad Aden non ho francamente troppo da dire e credo ne abbiamo anche parlato nei rivoci delle ultime puntate che veramente è un'occasione un Persa, considerando che poi le storie proseguono mostrando sempre un villain che deve essere più temibile, deve essere più caratterizzato, deve essere più motivato. Invece, in questo caso, abbiamo avuto un, una parabola che ha iniziato la fase discendente anche ben prima di raggiungere la fine. Quello che vi chiedo però, per quanto riguarda queste divinità che sembrano avercela con gli esseri umani. È Ade quello che disprezza più gli umani perché l... anche se fatto in maniera molto ambigua le altre divinità sembrano voler sottomettere la terra, qui sembra invece volerla trasformare in un pianeta zombie, che forse magari uh. è, me è meglio zombie che affogati. Oh, oh. Però uh... <ride> sì, perché... Beh, Ricordiamoci che adesso in re -Rise abbiamo Ade che risveglia Nettuno per proteggere l'umanità, perché deve essere sottomessa e non distrutta, cioè poi non ha più sì, però sottomessa come, come Spectre praticamente, cioè sottomessa Beh. come appunto i eh, sì. morti viventi. Se ti dovessi dire tra tutte le divinità della serie classica, quella che forse ho visto... Proprio più bastarda dentro ti direi Discordia dal primo film, perché Discordia voleva farli soffrire, cioè lei ci poteva nel creare un mondo di torture, guerre e guai. Ada e Nettuno non hanno questo aspetto sadico tutto sommato, vogliono far fuori tutti... Si prendono dei metodi venti perché comunque prima che la grande crisi faccia fuori tutti, ragazzi, ne passa di tempo prima che l'umanità si estingua. Nettuno ancora ancora un pochettino come pioggia se la prendeva comoda, ma Ade proprio parte con la bicicletta per andare in Olanda. Quindi, discordia. Pensando un po' a tutte le divinità viste anche nei film fibri, Capollo, tutto sommato qualche eruzione vulcanica qui lui non andava troppo difetta. Uh, vabbè, Lucifero, figura che sfruttava i poteri degli altri. Loki non se ne fregava niente, Odino, poveraccio nemmeno. Uh, questa nuova qui di Rise of Poseidon fa piovere meteoriti. No, direi discordia. Direi tra le divinità della serie classica, più firme, più robe varie, quella più proprio. Eh, che in effetti ci sta, perché poi era quella personalità e quel carattere più cattivello, per non dire un mm. altro oggettivo, che inizia con la S. Quindi mm. ci sta. Pensavo con la P. Um, Eli? Dimmi, Invece, mm, cioè, uh... secondo te è lui quello che disprezza più gli esseri umani? Perché io le, le, le mm. divinità dei film hanno anche se alcune di queste hanno più caratterizzazioni di Ade. Ma infatti io hanno, stavo... Hanno più screen time. Stavo hanno dicendo, time. ma l'avevo già detto da qualche altra parte secondo me, che io non ho un particolare amore per la divinità kurumadiana, cioè per la divinità che Kurumada ritrae nel manga, divinità sempre nel suo corpo, eccetera, eccetera. Quindi mm. Poseidon e Ade, perché di fatto noi conosciamo questi dal manga di Kurumada. Non ho, non ho un grande amore per queste due divinità, al contrario, gli dei che mi piacciono di più sono quelli dei film, dei film storici. Quindi in questo caso si vanno a prendere Abel, Discordia, Artemide del film classico sempre e eh, l'Apollo che compare alla fine del Tenkai. In generale sono gli dei che mi piacciono di più perché hanno un'aura di divinità proprio attorno quando la vedi, cosa che io non ho mai avvertito tanto ad esempio nel manga dove mi sembrano solamente dei personaggi. Uh, e mi piace molto anche le caratterizzazioni che vengono date agli dei nel film. Ora, Discordia, secondo me, è una tecnicamente dei più riusciti, soprattutto quando è nel corpo di Daisy o Eri, addirittura, che vedi anche come proprio gioca col corpo ospite che lo usa per mettere in crisi yoga, addirittura perché sa. Che yoga e eri sono legati, e quindi gioca molto su questa cosa. E poi, proprio lo vedi che è una, come ha detto Shirio, che semina zizzagna ovunque, perché poi anche il suo ruolo è la dea della discordia. Sappiamo tutti quello che ha fatto con la mela nel mito, e quindi lì è ritratta molto bene. Ma mi piace anche molto, ad esempio, Abel, perché Abel come anche Artemide, tra l'altro, quindi anche, sono molto simili come divinità, li vedi che sono due dei che vogliono dominare, anche se per ragioni diverse, ma vedi che, hanno, che sono affranti nel dover mettersi contro Atena, perché riconoscono che Atena è una parente, sorella, cugina, tutto quello che vuoi, e soffrono nel... Doversi mettere co contro di lei. Sia in Avel che in Artemide del Tenkai c'è molto questa cosa, e caratterizza la divinità, gli dà una caratterizzazione leggermente superiore, al contrario di Poseidon e Hades, invece, che tecnicamente Atena è loro, è loro nipote, proprio. tecnicamente, ma non gliene frega assolutamente niente, ci passerebbero sopra come un rullo compressore, ugualmente. E quindi mi piace molto Poseidon questa... Poseidon, vi passerebbe sopra in una cosa... Poseidon Julian, Poseidon Julian, non, <ride> non Poseidon. Sì, Vabbè, chissà questo. Però è, 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 è sempre un pochino sì, diverso, sì, il sì. Poseidon normale non gliene frega niente, proprio, via. Eh, e quindi c'è questa cosa qua negli dei del film che secondo me sono fatti proprio meglio. Ma tutti quanti, anche l'Apollo che arriva alla fine del Tenkai, per quanto sia abbia uno screen time di un minuto, se va bene, fa una comparsa che onestamente per me manda a casa tutti quelli del manga, ma proprio tutti, senza passare dal via. Invece, passiamo a forse la parte più. Spinosa della questione Ade e io ringrazio tantissimo Rail Capra di, Ma di Nanto Capra. per una domanda che in teoria poi porterà alla discussione perché secondo me anche qui non c'è troppissimo da dire. Ok, Rail Capra di Nanto scrive quanto segue: si parla dell'ades di Los Canvas e la domanda peraltro molto, molto ovvia è. Dovrei gridare perché è maiuscolo, ma chi cavolo era in controllo dei due Ades oh no. o Alone? Alone Elon, chiamatelo come vi, vi pare. Prima sembra che sia in controllo l'uno risvegliatosi. Poi è l'altro che fingeva di essere sottomesso, poi sembra che si risvegli veramente il primo, ma poi si scopre che era un trucco e invece no. Poi vieni fuori che era una simulazione che fosse un trucco e la situazione si ribalta. Poi colpo di scena, viene fuori che in realtà non era così. Poi era un barbatrucco per far rimanere di stucco Pandora. Poi eccetera, 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 eccetera. Sono vent'anni che non rileggo il canvas, ma credo di non aver mai capito la cosa. O se la Tesciroghi avesse le idee chiare per lei, eh, avesse le idee chiare lei per prima. Mm. Perché, anche qui, quando parliamo di Hades, non parliamo di Alon, ma si parla proprio di Hades, Hades, quindi non diciamo, del personaggio che poi eh, verrà posseduto dal, dalla divinità. E anche qui in questo caso, quanto conosciamo della divinità? come divinità, visto che appunto, come so, sottolinea Re, Re Caprinanto, ci sono spesso questi switch, questi risvolti di trama, in cui sembrava che uno era in possesso, quindi tu vedevi la divinità, invece no, era l'altro che faceva finta. Guarda del canvas, mi autocensuro che è meglio. Dico solo che noi vediamo davvero la del canvas nelle ultime tre o quattro pagine quando esce una specie di vampiro pallidissimo con le sembianze del corpo mitologico e poi la serie finisce tutto quello che succede prima è un casino, fondamentalmente e fermiamoci qui, Carmen. Ma dai, no, cioè io voglio, voglio, no. Il zucco, <ride> voglio il succo, voglio il succo. Perché io me lo ricordo sì. molto, molto, sì. Me molto meno di te. Ma no, figurati. Quindi. Allora, fondamentalmente, come dice Rer, cambia 15 volte. E la cosa non è soltanto che cambia, è che cambia colore dei capelli, cambia cosmo, cambia atteggiamento, viene imprigionato da Hypnos di tutti i colori. Ogni volta, ah sì, sì, adesso si è veramente risvegliato Ade, e poi no, alla fine era Von. Tanto è vero che alla fine Pandora stessa dice: Ma Avon è più cattivo di Ade perché ci, ci sta prendendo ci tutti sta quanti. per, sì, per, per i fondelli. Nel momento in cui Avon Ade prende e uccide anche tutti i suoi soldati, così decide di fare piazza pulita. Però è una cosa estremamente contraddittoria, perché se noi immaginiamo che sia stato sempre Avon. Ora allora avremmo avuto Aaron che ha ucciso Saint, ha, fa, fa, ha fatto la peggior cosa fondamentalmente. E allora non capisci nemmeno poi a quale, a quale pro e a quale fine, perché Pandora lascia intendere che stia creando quella terra perduta per uccidere l'umanità nel minor modo possibile, quindi che sia in, in un controllo parziale e stia cercando di prendere tempo. Però poi comunque ci sono talmente tanti gradi di questo tempo, talmente tante volte viene ripetuta questa idea che in realtà sia Ron quello in controllo, ma in realtà è Ade, no? però è Ron, che diventa una roba che si attorciglia su se stessa finendo per venire sfruttata una volta di troppo, perché fino a un certo punto era ancora anche bello, però poi diventa una cosa che si accartoccia completamente Finché tu, alla fine, quando per la 32 32esima volta Ron dice no, ma in realtà sono io, non è Ad, ma sono io, dici sì, am ammazzatevi tutti e due perché non se ne può più. Eh, quindi, no, secondo me, ma se tutta la parte finale del canvas mi spiace per l'estimatore, Ma tutta la parte finale del canvas, secondo me, non è gestita o strutturata bene. Ma eh, c'è anche la frase in cui dice di assersi che sono stata io ad uccidere. Sì, l'importante è cioè, cioè, cioè quello. Quindi no, 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 non Guarda, alla fine mi, mi fa sorridere di più se un altro... la incarnazione di Ade, di Babamantis sì. o meno, non fa niente un idiota messo lì a casa non oh, mi ricordo neanche chi è aiuto è un ragazzino ah, sì, un ragazzino, ragazzino, è ubi. ragazzino è sì. ragazzino giusto di mm -hmm. cui anche qui anche per quanto riguarda l'ade di, di, di bavamante non ne parliamo perché a parte che io poi sono l'ultima volta che non, era lettura, non era il fratello, no, il fratello, macchina... il fratello non, è, non era il fratello che fratello non era il fratello è la galuga. Non è il fratello nella macchina quando faceva l'incidente in macchina con non ricordo chi e il fratello alla fine è Ade. Io perché ricordo questa io cosa? Io con qua? Bava Mantis sono fermo a luglio. Eh, giugno, ah, io, a me pare io, io sono fermo io... alla riete innamorato. Non sono andata oltre all'Ariete innamorato. Però non... che era una, un anno fa perché... <ride> esatto. perché era tipo il terzo. Perpinto. Io ricordo che c'è questo che incidente in macchina. Una sì, macchina di Atena, di quella che diventa Atena. Di quella che diventa Atena. E mi pare che lui diventasse Hades. Mi sembra so di perché. sì. Che abbiamo detto oh, av avanguardia pura. Che abbiamo detto una roba del genere, <ride> può essere. Eh? Perché ricordo, ricordo Garuda che era qualcuno di importante, ma chi fosse, fo mi sembra che Garuda era fratello di po no, Non mi ricordo, sinceramente e Eppure, non ricordandomi, è più interessante della realtà, diciamo <ride> così, sì, io, infatti, io ricordo il che è il fratello di, Sa, di, di Atena, secondo me. Il problema, infatti, quando io <ride> scherzavo dicendo questo è un video che dura 15 minuti, fammi pensare che, che tipo di discorsi posso fare per almeno renderlo un pochettino più lungo, è che effettivamente anche nei vari spin-off, Ade Ade, tu non lo conosci mai. No. E nel, Ma è anche... nel canvas è la, è la stessa cosa perché cioè anche qui. Sembra colui che vuole ammazzare tutti, che poi li uccida, li dipinga. O comunque vada la, il succo del discorso. È, è lo stesso, però non sai mai quanto è veramente la divinità in, al comando, quanto sia invece il posseduto che alcune volte fa finta, alcune volte no, cioè. Sai mm. con Andromeda nella serie classica ancora, ancora alla fine c'è un cambiamento. Nel senso che Andromeda, a ah, depennato il controllo, Andromeda si ribella, Ade ah, se lo ripiglia, stop. Mm -hmm. eh, nel sì, Dimension sì. ancora non si è visto oh, il dimension. niente, no? speriamo no, il dimension <ride> che <ride> non c'è tanto. Tanti tuoi tanti spin off dove <ride> però si, si dimenticano Ade, <ride> il Dimension, <ride> mamma mia. Ah. Eh. Beh, considera che finora Ade in qualche forma compare nel dimension. Nel sì, Campas, però non è che una forma tale che uno la può analizzare, capire, eccetera. Okay, esiste. Cioè tu esiste come forma. C'è cioè, In Assassin e in Revise. Comunque c'è, cioè, che poi sì a ruoli piccoli, oddio, in Assassin è un po' poche pagine, ma qualcosa la combina in voglia. Uh, però no, è un personaggio che viene ripreso perché ormai è considerato un po' il nemico dei, dei Saints cioè si è, si è solidificata questa idea come gli Spectre sono i nemici dei Cavalieri Ade è il nemico dei Cavalieri che è buffo perché Ade per tanti anni non l'abbiamo neanche avuto in animazione però mm. poi col fatto che Ade è stato ripreso nel Dimension, nel Canvas eccetera se tu oggi chiedi ad un fan medio chi è il nemico dei Saint, come divinità tendenzialmente ti dirà. Ade. Non ti dirà magari Ares, che eppure secondo sì, me per. Anche perché, farlo. comunque, nonostante la saga di Ades sia arrivata tardi rispetto, nel manga, comunque. Non dico per metà manga, ma eh... Un terzo del manga molto buono comunque il nemico è Hades, c'è un'intera saga in cui ti viene presentato questo dio che ogni 243 anni si risveglia e, e quindi di, diciamo che se uno legge il manga dei Cavalieri oggi vede i numeri, antecedenti ad Hades come un prologo, anche il fatto che alla fine in Hades viene detto che i cavalieri d'oro restano a, alle dodici case durante lo scontro con Poseidon, proprio perché poi si devono occupare di Hades che si sta svegliando e arriverà da lì a breve, fa sì che tutto il manga alla, tutto quello che leggi prima di Hades sia appunto un prologo per lui, quindi tu leggi il manga dei cavalieri oggi e vedi Hades come il big boss, che in effetti lo è. Cioè, un, uh, anche se noi sappiamo vita, storia e miracoli della serializzazione di Sensei, se noi leggiamo il manga, è inutile negare che alla fine Hades è il big boss eh, dell'opera, che poi sia stato gestito malissimo. Siamo tutti d'accordo. Però, alla fine un terzo buono del manga è su di lui, è la saga su di lui. Che poi ci si metta tantissimo ad arrivare per conoscerlo e quando arriva, muore in due pagine è un altro discorso però l'intero arco del santuary. che quanti numeri sono 8 9 numeri non mi ricordo più in che numero parte il santuary, 20 o 21 un quasi un terzo dell'opera comunque tutto suo quello però ti rendi conto anche te cioè funziona come minaccia esterna come quel villain che non vedi mm -hmm. Sì, ah, sì, poi quando arriva il momento di raccontarlo, non lo, non lo racconta bene. Questo è in dubbio. Cioè, sì. Come ha detto Shiri, come ha anche detto te, arriva troppo tardi. Tu arrivi a conoscerlo davvero alla fine, Ades nelle ultime pagine, tu lo vedi che si sveglia con la spada, l'armatura e viene lì a combattere. E un po' perché arriva tardi, un po' perché nell'arco narrativo scritto peggio, probabilmente di tutto senseia, che è l'Elisio. Eh, tu non uh, questo grande big boss eccetera eccetera tu non, uh, non lo vivi bene non lo vivi bene assolutamente invece è arrivato il canvas il l'ades <ride> de del canvas chi? non ho mica capito eh, non ho mica capito guarda, guarda che non, non, non so chi sia l'ades del canvas come capra di nanto L'ades del canvas mi procura un po' di problemi perché non riesco mai a capire dove finisce alone e inizia ades e dove finisce ades e inizia long. Che poi per carità è anche l'aspetto interessante, se vogliamo, perché è un aspetto interessante riuscire a capire dove inizia uno e finisce l'altro, ma non così tanto ingarbugliato e così tanto attorcigliato. Mettiamola così, perché lì da cioè, faccio davvero fatica anche col senno di poi all allora dare le giustificazioni per le azioni che ha fatto alon durante la storia se era lui al comando e non Hades. È un peccato, è un peccato perché secondo me ci ha giocato un pochino troppo attorno, non so se perché non aveva le idee chiare, le ha cambiate un corso d'opera, chi lo sa, però è, concettualmente è una cosa che mi piace molto. Mi piace molto quando giochi col controllo, chi ha il controllo su chi, ma non così tanto. Um, ma la cosa particolare di Ade, che è un po' un discorso parallelo però allo stesso tempo... Che pensi... poi, parentesi, ripeto, nel microcosmo dei manga è la parte interessante, non è tanto il dio nel suo corpo, l'abbiamo detto prima, è proprio quando il dio vive all'interno dell'ospite, proprio perché c'è questo gioco qui dell'ospite che controlla il dio che controlla l'ospite. È il momento nei manga in cui... Il Dio secondo me è il più interessante perché sul dio, su, eh, il dio, sul dio agisce anche la forza del corpo ospitante ed è il momento in cui il Dio è proprio più interessante a livello generale. Quindi è un, pe è, è un peccato perché un poi peccato. quando il Dio diventa solo Dio, nel manga di Kurumade in genere è semplicemente uno che vuole uccidere tutti per le sue ragioni, ma diventa un pochino monotematico e stereotipato, mettiamola così mentre prima c'è tutta la fase un pochino più interessante. La cosa strana di questo video, cioè di Hades, che secondo me è un discorso parallelo che però ben si unisce a, a quanto stiamo discutendo adesso, è che credo sia il personaggio che ha ricevuto meno domande da parte vostra. Ah. Perché altre, il, gli altri, anche gli scalzoni più scarzoni, qualche domanda anche buffa. Eh, anche quelli lì con la risposta multipla erano arrivate. Adesso, questa domanda del Re Capranato è arrivata dopo un video. In cui, mi sembra uno, uno dei video che abbiamo, che abbiamo fatto con Cirio, in cui dicevamo: oh, di adesso è arrivata neanche una domanda, e lui quasi per pietà ci ha messo per testa, questa, questa domanda qua. Dice: Visto che non ve lo fa nessuno, me la metto io. E poi sono passati anche tantissimi mesi, non mi è arrivata nessuna notifica proprio a riguardo delle nuove domande. Quindi proprio per dire che anche l'interesse da parte del pubblico su questo personaggio è veramente bassissimo, è veramente bassissimo. Sono fiera e di quindi la ultima, ultima domanda che vi chiedo: arriveremo mai ad avere un'opera dove lo vada ad approfondire? E potrebbe essere Bava Mantis, dove poi invece mm -hmm. in realtà il personaggio di Hades alla fine diventa centrale e scopriremo cosa al cavolo vuole? Difficile. La fa numero uno di Darkwing? Spero un casino di sì. Sì, assolutamente. No, non lo so, non lo so. Speriamo. Perché ma magari allo stesso tempo non lo vogliono approfondire troppo per non dargli dei tratti che poi devono essere mantenuti per evitare magari retcon, per evitare magari Ormai. che ci siano degli. degli come si dire, delle, delle incongruenze all'interno di un Il problema è che è un personaggio di Kurumada. Ed è un personaggio che è stato in qualche modo definito. Quindi possono dargli un colpo, un altro corpo ospite, fare come Aaron e, e approfondire quello. Però approfondire l'Ade mitologico lo vedo difficile perché vuol dire un pochettino entrare nel giardino di Columada da un certo punto di vista. Sai, noi gli spin-off spesso soprattutto cartacei cercano di usare altri personaggi. Abbiamo visto nel video su... quando abbiamo fatto il video su Time Odyssey, quanti eh, controlli ci sono stati su Death Mask perché è comunque un personaggio importante nel franchise. Ti ricordi la nota? Mm -hmm. Credo che Ade e questi mm -hmm. personaggi qui siano un po' più vincolati, è un po' per questo, è un po' per un discorso di rispetto. Non so quanti autori si metterebbero lì a fare un lavoro molto grosso su lui. Eh, forse Okada, perché Okada un pochettino, pure con i Cavalieri d'Oro ha fatto, ha detto, però su uno come Ade non, non credo, sinceramente. Mm. Spero di sbagliarmi, eh. spero che venga fuori ma un, anche un manga tipo su ere mitologiche in cui vediamo le divinità come si deve, come erano però commercialmente lo vedo improbabile Eri, eh, vuoi aggiungere qualcosa? Quindi tu speri che in dark wing però sarà. in dark un sacco sì sì sì, sì. Se, non ricordo neanche se quel bambino sarà è lui, cioè, tra l'altro nera è lui che poi si scoprirà essere batman quindi Darkwing. Darkwing. sarebbe oh, un colpo originale dark wing duck. Duck. duck mi piace, mi piace molto <ride> <ride> magari sì, sarebbe <ride> sicuramente molto più, molto più interessante e niente, io personalmente non ho nient'altro da dire, anzi secondo me è stato anche un video molto molto più lungo di cui abbiamo veramente cazzettato a destra e a manco, per, giusto per farmi un minutaggio. Ah, ho una domanda per Eri. ecco. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Ichi, incarnazione di Ade, come ipotizzato in time odyssey, mm -hmm. secondo te era, sarebbe stata una cosa carina, funzionale o... Avrebbe sconfitto no. tutti, giusto? Mm -hmm. Eh, è una, una figa avrebbe vinto. Avrebbe vinto. No, è, è stata una cosa carina. Quella cosa di Time Odyssey mi è piaciuta, devo Non so, io il vostro video di Time Odyssey chiaramente non l'ho visto, quindi non so che sì, cosa avete detto a riguardo, però quella cioè cosa... lei guarda lì... i video de 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 dei ferri di Cavallo, ma non sì, guarda sì, i nostri video. Vita. Più assunta... che altro lei che neanche si autofinanzia portando visualizzazioni. <ride> Beh, vabbè ragazzi, non sono una persona attaccata al denaro, però intanto... Oh. Eh, sono una spendacciona ma non sono avida attenzione è diverso no, è eh. con, sì, sì, ma no, non sono, no, sono avida l'avido eh, è qui sotto l'avido è qua eh, sotto certo. io se posso proprio no avida proprio no sono una spendacciona e mi piacciono un casino i soldi mi piacciono tantissimo ma non sono un paperone dei paperoni e... che ho moglie hai preso in Giappone? soldi <ride> <ride> soldi, assolutamente sì, mavori dei soldi. Cos'è che stavo dicendo? Cos'è che mi hai chiesto? Non mi ricordo già più no, ah, della, sì, di Fenix, di Fenix. Uh, uh, mi è piaciuta come cosa mi è piaciuta. Uh, no, è una trama, un pochino come ho detto ad altri, un po' all'acqua di rose, la trama di quel fumetto lì. L'ho trovata molto all'acqua di rose, molto semplicistica molto velocizzata. E tutto il resto però come idea base di questo dio rosicone che vuole entrare nel pantheon degli olimpici non, non mi è dispiaciuta l'idea di Icchi carina carina sì non non mi è dispiaciuta devo dire sarebbe stato interessante vedere un Icchiades e, che poi eh, sconfiggeva tutti quanti sarebbe no, stato ma... carino la cosa interessante mm. lì è che quindi all'inizio Icky diventa la persona più pura. Sì, tecnicamente. E, e invece poi dopo diventa, diventa invece, diciamo Andromeda, che sì. a me fa, fa pensare che quel cambio lì in quella timeline mm -hmm. implica poi che sarà Phoenix ad andare sull'isola della, della Regina Nera anziché Andromeda perché ovviamente... era sul eh, video di mime no però era faccio una cosa sul video di mime che dicevano tutti chiedevano come sarebbe stato Andromeda se fosse andato sulla regina nera mime sarebbe diventato ah. lui quindi fa, fa pensare che poi lì è un effetto farfalla tu cambi qualche cosa che poi avrà una ripercussione però se non mi ricordo male, nei dialoghi di tra i modi si dice proprio a questo giro Alder deciso di non usare il corpo più se... puro ma di mettersi in uno che pesta e ti fa sputare sangue. Mi sembra che venga sì, proprio okay. detto non in il corpo più puro sincero. ma nel corpo del più forte una roba del mm. genere. Quindi si, mette a, si fa anche rapporti di forza con Shun, attenzione. Ho riso molto su quella cosa lì. Uh, per, quindi per Alchie, chi è più forte di Shun. Mm. Eh, ma sono francesi Che cioè. <ride> vuoi che ti dica no però vabbè di time mode si può ne parlerò in, uh, da qualche parte c'è un po' di cose da quando dire quando faremo il commento secondo voi, magari sì e infatti <ride> Okay. Comunque, con questo noi abbiamo terminato anche tutti i personaggi che potevamo trattare in questi 145 episodi, e non solo. Tranne i Japonici Cavalieri questo... d'Acciaio. I sì, che potrebbero, potrebbero arrivare nel, nel, nel 2000 mai anche se forse c'è molto più da dire sui Cavalieri sì, d'Acciaio che, sì. che, che su Hades eh? cioè, o alcuni di quegli scarzoni di cui abbiamo parlato assolutamente sì <ride> noi comunque vi ringraziamo come al solito poi vedremo il 2023 cosa ci porterà se ci porterà qualche personaggio in caso poi si scoprirà nel futuro quindi come al solito noi vi ringraziamo commentate voi adesso qui sotto fateci sapere se lo preferite in versione black o in versione eh, fuoco in testa o in versione musical di tiktok come a quanto pare dovrebbe apparire a breve ciao e mm -hmm. alla prossima ciao ciao, ciao.